Queste sono delle domande. I magri comprano il giornale, leggono i libri. I grassi comprano il giornale, scrivono romanzi. Chi compra il giornale è furbo. Si individui la conclusione corretta fra le seguenti. E qua devi dire qual è quella giusta. Che cos'è questo? Non li conoscete. Perché se li conosceste come io li conosco, sareste odontoiatri. Sono i quiz di selezione di odontoiatria questi. Ok, poi immaginate se io dovessi scegliere i chirurghi con quei quiz. Vi fareste curare? Ok, se dovessi scegliere la squadra in questa maniera. Quelli sono i quiz che impediscono a grandi menti, a brave mani di entrare e diventare medici. Ok, a mio parere dovrebbero essere aboliti. Tutti dovrebbero, se uno se la senti di fare il medico, puoi studiare, quelli sono i libri, quelli sono i corsi, ormai i corsi sono anche online, non hai bisogno di uno che ti spiega come me le cose, ci sono le registri una volta e ci sono le università online, quello che serve è fare pratica, ce n'è pazienti con cui fare pratica, c'è una nazione su cui fare pratica. Salario basso e chi rimane diventa un bravo medico, un bravo odontoiatra. Ok, io avevo tantissimi colleghi che ancora oggi non lavorano. Perché? Perché selezionati. Erano magari bravi nella logica, ma poco bravi nella creatività. E delle volte un intervento, più delle volte hai bisogno di creatività, non logica. Perché non è che vai dal dottore, che problema ho? Può essere questo, questo, questo. Ok, quindi che problema ho? Può essere questo, questo, questo. Ok, quindi quello non è un bravo medico. Se no prendo il libro e me lo leggo, mi serve interpretazione, mi serve anche inferenza, quella che si chiama inferenza, cercare di arrivare a una conclusione. La squadra, il modo giusto di crearla, ve l'ho fatto vedere qual è. E perché vi parlo di squadra? Perché io da solo questi non riuscirei a farli. Servono almeno 15 persone e brave per fare questi lavori complessi. Se noi volevamo fare un centro d'eccellenza specifico per un tipo di lavori molto complessi, ci servivano non solo i macchinari. Quelli li compri, li installi lì, viene, ti fanno il training e ti insegnano a usarlo, ma ci servivano prima di tutto persone. Bravi chirurghi, bravi protesisti e tutte le persone di contorno. E l'unico modo di creare la squadra, che è stato poi il modo vincente che abbiamo avuto, è stato spettacolarizzare. Spettacolarizzando ci sono avvicinati i migliori. Ci hanno visti e volevano lavorare con noi. E quello che succede se tu pensi un bravo cuoco, uno chef stellato, quello sa nel ristorante dove vorrebbe lavorare. Ok, non è che lui manda il curriculum, lui sa, anzi, ha le richieste di altri ristoranti che lo corteggiano, come noi corteggiamo, abbiamo corteggiato molti di loro. L'ultimo, Dumitru, 5 ore mi ricorda ancora di trattativa per convincerlo a venire a lavorare da noi. Il codice di sblocco è stato: facciamo un microfilm al mese sui lavori che fai. Ok, vengo da voi. Non gli interessavano i soldi, non gli interessava l'orario, a lui gli interessava far vedere quello che faceva. Perché come i bravi artisti gli piace quando gli dai credito e ci mette la firma. Se tu fai un piatto e il piatto non si vede chi c'è dietro, è solo una scritta sul menù, che sia lui o il Bangladesh a cucinare la cacio e pepe, non ti prendi i peggiori chef, ti prendi. Quando noi invece diamo credito a loro fanno a gara poi per fotografare, farlo bello, farlo essere parte poi del film.